Ovviamente tutto questo deve avere un senso, noi facciamo attività di prevenzione e protezione per i lavoratori, qui volevo solo richiamare il fatto che esiste il decreto 81 che è il testo a cui fa riferimento la sicurezza sul lavoro e per i lavoratori, in particolar modo al capo quinto del titolo ottavo che si occupa di agenti fisici c'è la protezione dall'esposizione alle radiazioni ottiche, quindi ad esempio ai raggi ultravioletti di origine artificiale, cioè il lavoratore, il legislatore si preoccupa dell'esposizione alla radiazione ultravioletta di tipo artificiale e basta, quando sappiamo benissimo, quindi sorgenti come queste sono situazioni nei quali le esposizioni sono immediate, sono potenti, bastano 10 secondi a occhi e corpo non protetto di fronte a una saldatrice per superare il limite previsto, e sappiamo per esperienza, che ci veniva sempre detto anche da piccoli, di non guardare una persona che salda, che per avere l'effetto della sabbia negli occhi basta guardare 30-40 secondi uno che salda e la notte è in bianco e garantita. Quindi questi sono sorgenti di ultravioletto importanti dal punto di vista professionale, non lo mettiamo in dubbio. Sicuramente anche lampade germicide, queste sono lampade germicide che stanno all'interno di una cappa di laboratorio. Anche in questo caso qua c'è da stare particolarmente attenti. È capitato che ci sono state persone che involontariamente, senza sapere che quella era una lampada germicida, sono rimaste a lavorare un'ora con quella lampada accesa, con dei danni pazzeschi a occhi e pelle. Ancora dopo 2 anni non sono rientrate al lavoro. Questo perché? Perché mancava l'informazione. Non c'era né formazione né informazione. Quindi persone che non sono state avvertite, non sono state formate dei rischi legati all'esposizione ottica e ultraviolette. Ma questa ad esempio è una lampada, è una doccia solare per abbronzarsi. Quello che è importante è capire ad esempio che tipo di attività abbiamo fatto a livello di ricerca sulle radiazioni ultraviolette. Ecco, una delle cose che vi dicevo è che ci siamo preoccupati in particolar modo anche di capire che cosa accade per tutti quei lavoratori, che sono tantissimi, che non lavorano davanti a sorgenti artificiali o esposti a sorgenti artificiali e che non sono protetti attualmente da una legge, da un decreto, da qualche cosa che si riferisce esclusivamente alle sorgenti artificiali. Allora, tanto per darvi un'idea, una persona esposta al sole nell'arco di una giornata, questa è la misura fatta durante una di queste campagne in cui abbiamo visto e misurato in ambito della pesca, dell'agricoltura, avete visto nell'immagine di prima, probabilmente era un dosimetro indossato da una di questi operatori nell'arco della giornata. Ecco, nell'arco della giornata, nonostante nei momenti in cui si vede che il sole non c'era o che comunque è entrato all'ombra o ha fatto delle pause, è stato esposto a una dose di ultravioletto solare di 7 volte quella che è il limite per le artificiali. Quindi che significa? Questo significa che non ci si può preoccupare esclusivamente del lavoratore che sta al coperto, che sta esposto a una sorgente artificiale, ha un valore 7 volte più basso ad esempio di quello che acquista un lavoratore che lavora all'aperto. Bisogna quindi anche preoccuparsi di questa tipologia di lavoratore. E il sole è importante, il sole è fondamentale, non è certamente una cosa che ci fa male, esiste, siamo evoluti sotto il sole, quindi vuol dire che è necessario per la vita, ma come tante cose ha necessità di una dose ottimale. Poca radiazione ultravioletta solare è un danno per la salute, un'eccessiva dose ultravioletta solare è un danno per la salute. Quindi se prendiamo ad esempio in considerazione l'isolazione a livello europeo, i paesi ovviamente del bacino del Mediterraneo sono quelli più esposti al sole e sono quelli dove si raggiungono dosi elevate rispetto ai paesi del nord Europa. Se poi considerate però come la statistica del melanoma a livello
della popolazione europea si distribuisce è esattamente opposta all'insolazione a livello europeo, ovvero ci sono i paesi del nord, le popolazioni del nord Europa, nelle quali il problema melanoma è particolarmente più sentito che nei paesi, ma questo è ovvio. È ovvio se consideriamo che cosa? Che esiste un fototipo, ovvero ognuno di noi ha una pelle, ha una capacità naturale di stare o non stare al sole nello stesso modo e nello stesso tempo. Quindi fototipi mediterranei sono sicuramente più potenti di fototipi come questi, uno e due, che sono tipici degli anglosassoni, in particolar modo, o certamente di persone di fototipo 6 come i neri, che hanno certamente il massimo della protezione. Quindi questo è fondamentale per capire chi deve essere esposto e come si deve esporre al sole se lavora all'aperto. In particolare ricordiamo che ad esempio la Nuova Zelanda, quello che avete visto prima erano le statistiche per il melanoma in Europa, la Nuova Zelanda, questa è il nord Europa, l'Australia e Nuova Zelanda sono 5 volte tanto. 5 volte tanto significa che per gli australiani e i neozelandesi, che sono fototipo 1 o 2, che hanno colonizzato circa 200 anni fa latitudini come quelle australiane, questo è un grosso problema ed è la maggiore fonte di spese sanitarie che deve affrontare il governo australiano, cioè il melanoma per loro rappresenta il tumore che costa di più. E guardate che noi abbiamo nel nostro paese, se è vero che gli italiani sono fototipo 3, quindi ipoteticamente quelle statistiche sono a nostro vantaggio, quelle statistiche cambieranno, perché i flussi migratori, i flussi di lavoratori che vengono dai paesi dell'est e che si sono integrati nel nostro circuito produttivo e che sono entrati a tutti gli effetti nel sistema sanitario nazionale, per qualche anno faranno cambiare quelle statistiche, con dei costi che adesso non consideriamo, ma che saranno un grosso problema per chi dovrà affrontare diciamo che ci vuole poco ad avere un po' di buon senso nell'esposizione. Ormai l'indice UV è qualcosa che anche dei bambini riescono a interpretare, sia in base alla colorazione sia in base ai pittogrammi, in che modo corretto quindi esporsi e in che modo proteggersi eventualmente dall'esposizione. Certamente questa ad esempio è parte dell'attività che abbiamo sviluppato in un istituto, quello è lo strumento con cui possiamo fare la misura del UV index sul laboratorio di Monteporzio. Questi sono è il portale attraverso cui si può accedere ai dati, ma è possibile anche stimare e farsi dare l'indice UV anche da un sistema di previsione. Come si ottiene una previsione del tempo, è anche possibile sapere più o meno che tipo di giornata solare dal punto di vista dell'indice UV ci può essere, andando al mare oppure andando a lavorare. Vorrei chiudere, mi sto avvicinando verso una simpatica conclusione. Forse questo è il modo con cui bisogna lavorare al sole, diciamo che questo è quello che può accadere, trovare operai che lavorano in queste condizioni, no? Diciamo che forse, proprio prendendo a riferimento al governo australiano, il Ministero della Salute australiana, forse sono diversi i modi in cui bisogna esporsi lavorando all'aperto. Bisognerebbe avere delle attenzioni che forse avevano anche i nostri nonni, che lavoravano, se li avevamo, che lavoravano in campagna, si alzavano all'alba, lavoravano e mietevano il grano fino alle 7, alle 8, alle 9, dopo 4-5 ore si sono alzati all'alba, poi si riposavano, evitando le ore più brutte dal punto di vista degli indici UV della giornata. Forse si può anche dire che siamo in questa festa, forse anche in questo modo qua bisogna proteggersi, non so.